Bentrovati amici ascoltatori, sono le 22:03, siete sul Saiuz Web Radio e questo è Osservatorio Antimafia. Siamo sempre qui con voi, noi Antonella Intranò, Ugo Lombardi. insieme a Massimo Vanella, direttore di PianetaOggiTV.net. Ciao Buonasera Massimo. Massimo. Sì, buonasera da Venezia, a voi tutti. E salutiamo naturalmente Rosario Moreno da Treviso e ringraziamolo per la sua regia. Buonasera Rosario. Ciao Rosario. Buonasera a tutti quanti e questa sera è questa prima mi avete preso i castagni, adesso no. Bene, vai, ci E siamo dai, ragazzi. da ultimo. Benissimo, allora Massimo, partiamo subito con le ultime news, perché poi abbiamo da mandare in onda un'intervista da te fatta il 5 ottobre al PM Nino Di Matteo, Antonino Di Matteo, intervista realizzata a Venezia in occasione della presentazione del libro Collusi. Prego Massimo. Sì, grazie. Dunque 22:04 dalla redazione di Pianeta Oggi TV qui a Venezia. Dunque abbiamo un ultimo momento, un break news. Dunque mezzi militari italiani in disuso, diretti in Somalia e probabilmente per il gruppo islamista Al-Shabaab. Sono stati sequestrati a Salerno. A rendere nota l'operazione svolta la scorsa estate, il direttore dell'ufficio delle dogane di Campania e Calabria, in una audizione in commissione Ecomafie. Dietro l'apparente invio di rottami destinati al recupero si potrebbe nascondere un traffico illecito di materiale dual use, cioè a duplice uso, fanno sapere dalla commissione, indaga anche la magistratura. Dunque, veniamo al riepilogo delle notizie della giornata, diciamo le top news. Napoli, sono qualche decina gli eventi sismici che questa mattina hanno interessato l'area dei Campi Flegrei a Napoli. Secondo il direttore dell'Osservatorio Vesuviano, la scossa maggiore ha avuto magnitudo 2,5. La zona interessata dallo sciame è quella di Pisciarelli Solfatara. Lo sciame sismico è stato ben avvertito dalla popolazione e non pochi residenti sono scesi in strada per la paura. Sono state sospese anche le attività didattiche del Politecnico di Napoli, mentre alcune banche e uffici pubblici hanno fatto uscire i clienti. Quindi questo fa capire, insomma, si è ballato non poco. Proseguiamo, andiamo un po' più a sud, Catania. Una ventenne è stata uccisa a coltellate nella sua auto a Nicolosi, siamo appunto in provincia di Catania. La donna madre di una bimba di 4 anni aveva denunciato diversi episodi di stalking nel 2013 da parte del suo ex compagno. Quest'ultimo, secondo quanto si apprende da ambiente giudiziario, ricercato da ore, sarebbe stato fermato a Milano. Oggi si doveva celebrare l'udienza preliminare a carico del molestatore. La giovane non aveva nominato un avvocato e non aveva più dato seguito alla denuncia. Si indaga per accertare eventuali collegamenti con l'omicidio. Proseguiamo, dunque, una notizia si fa per dire di sport. Max Biaggi, parliamo di lui, l'ex campione del mondo di motociclismo, Massimiliano Biaggi, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma per aver evaso al fisco circa 18 milioni di euro. Lo ha deciso il GUP Savio, che ha fissato il processo al 15 settembre 2016. Andiamo avanti rapidamente, dunque, parliamo del sindaco di Roma, spese Marino per verificare la fondatezza degli esposti di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle sulla legittimità delle spese del sindaco di Roma. La Procura di Roma acquisirà tutta la documentazione relativa all'utilizzo delle carte di credito assegnata a Marino per il rimborso delle spese. Tra i documenti anche quelli dell'aumento del massimale passato da 10.000 a 50.000 euro annuali. I magistrati hanno aperto ieri l'inchiesta, per ora senza indagati e senza ipotesi di reato. Saranno sentiti anche i titolari dei negozi dove la carta di credito è stata presentata. Queste le notizie. Andiamo a dare uno sguardo dunque
Vediamo se c'è qualche ultimo momento. No, non c'è nulla. Allora, vediamo di dare un'occhiata alla homepage della nostra testata giornalistica televisiva pianetaoggitv.net. In primo piano, presentazione del libro Collusi a Venezia. Come sapete, lunedì sera c'è stata la presentazione del libro Collusi, scritto da Antonino Di Matteo, il magistrato di Palermo, che, come sapete, purtroppo pende una seria minaccia di morte da parte di Torino. Questo, insomma, è andato su tutti i giornali, su tutte le televisioni, su tutti, insomma, i telegiornali. Quindi, ecco, penso che la maggior parte di voi sappia di questa situazione molto pesante a Palermo. Dunque, ricordiamo, il movimento Agende Rosse di Venezia ha organizzato questo incontro dal titolo Il gioco grande del malaffare, perché parlare di mafia? Il dibattito è stato, diciamo così, un'occasione per presentare il libro dal titolo Collusi, scritto appunto da Antonino Di Matteo e Salvo Palazzolo. L'incontro si è tenuto alle 18:30 di lunedì scorso, precisamente lunedì 5 ottobre, presso l'hotel Casa Gredo a Venezia, in campo Santa Sofia. Cosa potremmo dire? Che qui nella nostra testata, se qualcuno volesse rivederlo, è disponibile, basta cliccare al centro del blocco immagine e quindi potrà seguire un po', il tutto e capire un po' che cosa è stato detto. Vi assicuro un incontro molto importante, molto interessante, la sala era veramente gremita, di gente. Grande assente la stampa, questo sì è da dire veramente. La stampa che non c'era, di fatto solamente un giornalista era presente e basta. Quindi quando io vedo queste cose, veramente lo dico con molta franchezza, scusate se sono un po' franco, ma veramente su certe cose proprio non, mi vergogno di far parte della categoria dei giornalisti, perché non è possibile ignorare una cosa del genere. Cioè, abbiamo visto le stragi, Salvatore Borsellino, prima ancora Giovanni Falcone, la situazione si sta praticamente riproponendo, e quindi a maggior motivo dovremmo essere tutti accerchiati per creare gli scudo, per creare informazione, per parlare, per difendere, insomma, questa persona che sta facendo un servizio per il nostro paese, non da poco, sta rischiando la vita. E i giornalisti lo visano in questa maniera qua, le testate sono assenti, ma stiamo scherzando. Alle 22:11, qui da Radio Sirius TV, Pianeta Oggi, TV collegate assieme, io dico, quando vedo queste cose, io giornalista, iscritto all'albo, eccetera, mi vergogno di far parte di questa categoria, perché è inammissibile una cosa del genere. O sbaglio, Antonella? Antonella Intranò, dimmi qualcosa. Sbaglio a parlare così? No, non sbagli assolutamente Massimo, Ah. tanto siamo d'accordo che lo scorso mercoledì, quando non hai potuto essere con noi, abbiamo dedicato un'intera trasmissione a questo e lo abbiamo fatto assieme ad Aaron Pettinari, che è un redattore della testata giornalistica antimafia2000.com, e con Sabino Percoco, che è il coordinatore provinciale delle Agende Rosse di Bari. Devo dirti che a tal proposito il coordinatore delle Agende Rosse del gruppo Giuseppe Di Matteo, appunto Sabino Percoco, e Claudio Altini, il referente dell'Associazione Antimafia Rita Atria, presidio di Bari, hanno congiuntamente sottoscritto un comunicato stampa. Questo comunicato chiede di inserire nell'ordine del giorno del Consiglio regionale qui in Puglia la solidarietà a Di Matteo, per capire anche un po', insomma, a questo punto il Parlamento pugliese da che parte è, perché bisogna non solo dare massima diffusione a quello che sta accadendo, ma anche prendere una posizione chiara, precisa e inequivocabile. Perché nicchiare significa comunque essere di sostegno alle organizzazioni criminali, quindi questo comunque non va bene. Se tu sei d'accordo, Massimo, Sì. potremmo far ascoltare l'intervista che hai avuto occasione di fare al dottor Di Matteo, proprio durante a termine, immagino, della presentazione del libro che si è tenuta lunedì a Venezia.
Sì, certo. Allora, benissimo, alle 22:13 vi facciamo ascoltare questa intervista, dura circa un minuto. Allora, un attimo solo che vediamo di posizionarci, anzi dovrebbe essere già posizionata. Sentiamo. Ma guardi, un libro in cui si cerca di stimolare una riflessione sulla questione mafia e più in generale sulla questione della illegalità che si sta diffondendo sempre più nel nostro paese. Un libro che vuole essere uno stimolo alla riflessione e un contributo alla memoria in un paese che purtroppo è sempre più senza memoria. Questo è il senso del libro. Secondo lei a Palermo è allarme rosso o ancora no? Guardi, il fenomeno mafioso non può essere combattuto secondo la logica dell'allarme. La mafia si può sconfiggere soltanto se lo Stato in tutte le sue componenti gioca sempre all'attacco, mantiene sempre alta la guardia e fa di tutto a tutti i livelli, da quello politico a quello istituzionale, per sconfiggere la mafia, la mentalità mafiosa, i collegamenti della mafia con la politica e con il potere. Non si deve ragionare. E certamente oggi non sono qui per ragionare di allarmi. La lotta alla mafia non può essere fatta soltanto sulla base degli allarmi o soltanto sulla base della reazione a delitti di sangue. Dovrebbe essere una questione che dovrebbe entrare definitivamente nel DNA dello Stato italiano, di uno Stato che realmente si voglia definire democratico. Buonasera, grazie. Ecco, questa la situazione, dunque, l'intervista a Antonino Di Matteo, magistrato di Palermo, potremmo dire in esclusiva perché non ce l'ha nessuno, ve l'abbiamo proposta qui per la prima volta a Radio Sirius TV. A seguire la proporrà anche Antimafia 2000, il tempo proprio di fare il montaggio televisivo, il tempo tecnico. Dunque, alle 22:15, non so se volete commentare quanto avete Massimo, sentito. tu dicevi Prego. che in sala c'era moltissima gente, ma era assente la stampa. Sì. Da giornalista, al di là della ovvia contrarietà rispetto a questo atteggiamento, ma da giornalista, secondo te, perché viene fatto calare il silenzio su una situazione che invece è estremamente urgente e grave, anche e soprattutto da un punto di vista informativo? Allora, questo ci sono due risposte. La prima è la seguente: la verità lo so perché vogliono isolare questo magistrato. Si ripete la stessa situazione con il caso di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Seconda considerazione che voglio fare: questa cosa dimostra che nemmeno le testate private, le televisioni locali o le radio locali sono libere, perché potevano benissimo mandare una telecamera, fare delle riprese, commentare in studio al limite, ecco, per voler fare una cosa un po' economica, sappiamo i costi che ci sono per gestire una TV locale, perché sappiamo cosa stanno passando. Però voglio dire, in questo modo qua anche quelle contribuiscono a fare il gioco dei grandi, di isolare questi magistrati. Questa è la verità. Stanno isolando questi magistrati. In modo particolare qui adesso Nino Di Matteo. Ecco. Quindi anche le TV locali hanno dimostrato, a parte quelle che ho rappresentato io in quel momento lì, hanno dimostrato che non sono libere, ma anche loro sono come tutti gli altri. Sono condizionati evidentemente. Ma in sala invece che atmosfera c'era nel pubblico, intendo dire? Cosa hai potuto registrare? Che tipo di commenti, di reazioni anche? Perché ricordiamo il libro Collusi di Nino Di Matteo è un pugno nello stomaco, nel senso che ci spiega esattamente quali sono le logiche che sottendono ai compromessi e alle trattative effettuate e che ancora si stanno effettuando tra Stato e mafia. Sì, allora è molto semplice. In sala c'era un pubblico meraviglioso, un pubblico che applaudiva spesso, che viveva insieme al magistrato questa situazione di forte pressione praticamente che c'è in questo paese, in queste minacce che sono state fatte, capivano perfettamente come
come sta vivendo quella persona che va tutta la nostra stima più profonda. E erano solidali, erano con lui praticamente. Ho visto degli sguardi molto espressivi di stima verso quel magistrato. La gente veramente si rende conto in che condizioni sta lavorando quel magistrato, perché c'è sempre quella situazione, no, di criticarlo per banalità. E quindi tutte quelle persone cercavano come di dargli una certa solidarietà, ecco, come dire, siamo con te, sei un punto di riferimento. Ho sentito un giovane in modo particolare mentre lo salutava, che lo incoraggiava ad andare avanti perché dà forza anche a noi giovani, ecco. Quindi insomma una forte stima, la sala lo ammirava assolutamente. Credo che rispetto all'epoca di Giovanni Falcone e Salvatore Borsellino le cose sono un po' cambiate, la gente ha capito che questi magistrati vengono isolati, capiscono lo sforzo che stanno facendo, l'enorme lavoro a rischio della vita tutti i giorni, e quindi li vogliono essere presenti nelle conferenze, essere vicino a questi magistrati in prima linea. La gente lo ha capito, in sala lo hanno dimostrato questo forte calore che la sala trasmetteva verso Antonino Di Matteo, assolutamente. Massimo, noi abbiamo in questa nostra città, ma credo anche in altre città della nostra nazione, abbiamo avuto delle strade intestate ai due magistrati Falcone e Borsellino. Addirittura nella strada che è stata loro dedicata viene rimosso e cambiato quasi settimanalmente un manifesto con la foto dei due magistrati, una delle più belle foto, dove mostrano i due magistrati sorridenti insieme. La considerazione che viene spontanea è che la stessa politica che sta ipocritamente facendo queste operazioni di maquillage e che ha dato il nome alla strada e cambia i manifesti, la stessa politica adesso mostra incertezza ed è a difficoltà ad ammettere un ordine del giorno. Questo comportamento ci dovrebbe far riflettere perché la dice lunga. Questa è una considerazione che abbiamo fatto anche la settimana scorsa. Siamo molto bravi ad onorare i magistrati quando sono morti, ma non riusciamo a farlo in vita. Questo comportamento ci fa rendere conto del comportamento ipocrita della politica, di questa stessa politica. Ah, ma guarda, io sono molto tranquillo e dico, scusate, ma ho un ritorno di audio. Dunque io dico questo: se, e spero di no perché i tempi sono cambiati, adesso credo che non ci saranno più, come dire, mi sfugge la parola esatta, diciamo più vittime, ecco, ma c'è una parola più precisa. Dunque, credo che Sicuramente la situazione è diversa rispetto al 92, almeno c'è una presa di coscienza superiore. Questo non toglie però che le forze in campo sono ancora poche. sì, ma ho perso il filo, volevo dire un altro concetto, adesso mi è sfuggito. Ah sì, volevo dire questo. Ma appunto i tempi sono cambiati, spero che non succeda e altre vittime. Ma se dovesse succedere un'altra strage come è successo con Falcone e Borsellino, ma qui non sono diciamo responsabili solamente chi va a mettere l'ordigno o chi spara, non so come, ma anche con loro complici, anche con loro che hanno contribuito a isolare questi magistrati, nella stessa misura. Sì, è la stessa cosa, ma la cosa più eclatante
è che viene fuori la grande ipocrisia, la falsità, perché è una città, credo anche, ripeto, nelle altre città ci sono queste manifestazioni a favore di questi magistrati, come il magistrato Di Matteo, che è all'interno di una struttura, credo che si muova nella stessa maniera di Falcone e Borsellino. Ma la politica fa sempre la stessa cosa, cioè manifesta stima, solidarietà quando sono morti, ma quando sono in vita sono latitanti. La stessa politica che, ripeto, tuttora cambia manifesti e ha dedicato strade ai magistrati che sono stati ammazzati, adesso la stessa politica è latitante, quindi è una politica che ha diversi volti, quindi non ha il coraggio di avere un volto che si possa vedere. Quindi questa la dice lunga, perché quando abbiamo difficoltà a capire perché la politica del nostro consiglio regionale non autorizzi una manifestazione, una sottoscrizione di solidarietà al PM, e non solo a lui, ma a tutti quelli che lottano con lui, e ha difficoltà a fare questo, mentre con altrettanta facilità mostra manifesti, intesta strade, fa manifestazioni cittadine, eccetera. Questo è quello che viene fuori, purtroppo, insomma, la ribalta è questa. Sì, ma sempre dopo, oppure si va a piangere sopra alla bara quando è successo il fatto, allora quelle sono lacrime di coccodrillo. Cioè, io non ci giro tanto attorno, vado diretto, quelle sono lacrime di coccodrillo. Persone che hanno sempre, per esempio, che hanno dato contro a quei giudici Falcone e Borsellino, o loro colleghi che poi che insomma gli parlavano male, gli prendevano in giro, eccetera. Poi quando è successo andavano a piangere davanti, no? A fare quelle scenate davanti alla bara durante il funerale, eccetera. Quelle sono lacrime di solito si usa dire così, sono lacrime di coccodrillo, insomma. Beh, forse anche qualcosa più, visto che c'è comunque un processo che sta appurando il livello di collaborazione tra Stato e mafia, quindi in che misura, in che ragione lo Stato è sceso a patti con la peggiore organizzazione criminale che esista al mondo. E comunque sia, rispetto alla diversa sensibilità che oggi c'è su questo e all'attenzione che si dà a questo genere di battaglia, vorrei segnalare la lettera che il coordinatore delle agende rosse della provincia di Bari, Savino Percoco, ha inviato ai rappresentanti della regione Puglia, ed è una lettera che desidera porre l'accento sulla gravità della situazione e su quanto in realtà servano pochi ma significativi gesti per dimostrare che almeno questo governo regionale non è del tutto compromesso e non è del tutto corrotto. In fin dei conti si chiede la fissione di uno striscione sul balcone dell'edificio consiliare, una missiva istituzionale da rendere pubblica agli organi di stampa, è indirizzata allo stesso Di Matteo, al CSM, alla Presidenza del Consiglio, al Presidente della Repubblica, al Ministro dell'Interno. Viene chiesta la massima diffusione mediatica dei pericoli di morte riscontrati dal PM mediante attinente banner ipertestuale sulla homepage istituzionale della Regione Puglia e i vari canali divulgativi dell'ente. E soprattutto si chiede la partecipazione istituzionale alla manifestazione nazionale di solidarietà al PM Di Matteo che si terrà a Roma il 14 novembre 2015. A tal riguardo segnalo ai nostri ascoltatori che su Facebook è stata creata una pagina per l'evento, quindi naturalmente chi ha voglia, ma mi rendo conto anche la possibilità di partecipare per manifestare personalmente sia la solidarietà al PM Di Matteo, ma anche e soprattutto la grande attenzione che ormai ognuno ha nei confronti della lotta alla mafia. Ormai la sensibilità si è acuita, per fortuna, soprattutto tra i giovani, soprattutto tra i ragazzi. Quindi su Facebook trovate la pagina dell'evento per il 14 novembre 2015, che tra l'altro è un sabato, quindi dovrebbe rendere più agevole la partecipazione.
ci sono tutti i riferimenti utili, naturalmente tutto un work in progress ancora, perché organizzare una manifestazione nazionale di questo tipo non è cosa facile. Comunque è possibile reperire tutti i contatti utili su questa pagina. E ancora dalla lettera che vi citavo mi piace prendere questa frase. Giovanni Falcone diceva che si muore quando si viene lasciati soli. Facciamo tesoro delle esperienze passate per non ripetere gli stessi errori e costruiamo una sinergia dove istituzioni e cittadini insieme portino Di Matteo fuori dallo stato di isolamento in cui oggi irrispettosamente è stato abbandonato. Naturalmente parliamo di Di Matteo, ma parliamo di tutti quei magistrati che continuano ancora oggi, nonostante le varie minacce di morte, a combattere la criminalità organizzata. E anche pensiamo alle loro scorte, perché il prezzo che abbiamo pagato è stato parecchio caro, anche per queste famiglie, naturalmente, che hanno perso il padre, la moglie, la madre, ragazzi molto giovani, ragazzi che però credevano in quello che fanno. E approfittiamo naturalmente per rivolgere un pensiero anche alle scorte di Di Matteo, che so quando possono, insomma, seguono la trasmissione. Sì, sì, li salutiamo caramente, li stimiamo tantissimo. Io ero lì in sala che mi ero messo vicino proprio ad alcuni dei ragazzi della scorta, quasi come segno di solidarietà. Siamo qui, siamo vicini anche a voi, ovviamente, perché stanno veramente facendo un lavoro eccezionale, cioè estremamente eccezionale. Ecco, io vorrei passare ad un'altra lettera pubblicata sul sito di antimafia2000.com, pubblicata quest'oggi, ed è una lettera aperta a Messina Denaro. Le annuncio la sua morte, a firma di Nicola Biondo, un giornalista. Se fosse possibile, vorrei leggere l'introduzione del direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, e rimandare poi la lettura di questa interessantissima missiva di Nicola Biondo rivolta a Messina Denaro. Lettera aperta a Messina Denaro, le annuncio la sua morte. Una lettera indirizzata a Matteo Messina Denaro, l'ultimo superlatitante di Cosa Nostra, che il nostro Stato ha volutamente protetto per più di 20 anni. La profonda e minuziosa analisi di Nicola Biondo va a toccare corde delicatissime di una storia che non si è ancora conclusa. «Si sentirà molto parlare di me», aveva scritto Messina Denaro alcuni anni fa in un pizzino destinato all'ex sindaco di Castelvetrano, Antonino Vaccarino. «Ci sono ancora pagine della mia storia che si devono scrivere. Non saranno questi buoni e integerrimi della nostra epoca, in preda a fanatismo messianico, che riusciranno a fermare le idee di un uomo come me. Questo è un assioma», aveva concluso. E se, come scrive Biondo, lo stragista Matteo Messina Denaro è morto come boss mafioso e come simbolo dell'organizzazione mafiosa, resta aperta l'ipotesi di vedere morire Sansone con tutti i Filistei, con un ultimo colpo di coda, che sarebbe il frutto dell'implosione di un accordo con lo Stato mafia? Certo è che quei sistemi criminali responsabili di aver tenuto in vita l'ultimo superlatitante, in quanto funzionale al sistema, possono decidere di sciogliere il contratto per sopravvenuti cambi di strategia. E Messina Denaro si ritroverà quindi braccato, pronto ad essere sacrificato sull'altare di un accordo tra Stato e mafia, che nulla ha a che vedere con il duro lavoro degli investigatori che onestamente gli danno la caccia, con tanto di imprimatur politico. Ma è questo l'epilogo della sua esistenza che Matteo Messina Denaro auspica per sé? Catturato e gettato a marcire al 41 bis mentre i suoi interlocutori festeggiano l'evento? C'è però una terza via per il boss di Cosa Nostra, che lo stesso Nicola Biondo pone sul piatto della bilancia. Parlare. Pura utopia, potrebbero obiettare analisti e storici, ma per chi ha vissuto all'interno di un credo, seppur criminale, per poi rendersi conto che le proprie aspettative non sono state rispettate, questa terza via può avere un senso. Forse anche l'ultima cosa da fare per chi non intende morire come un topo davanti ad una figlia che non conosce.
Questa è l'introduzione che fa il direttore Giorgio Bongiovanni alla lettera aperta a Messina Denaro scritta da Nicola Biondo. Vi rinvio alla lettura perché oltre ad essere, come dire, sufficientemente amaramente ironico, è anche utile per capire le logiche del silenzio, ma anche della parola silenzio, che purtroppo sta diventando davvero sempre più assordante nei confronti della difficile situazione che sta vivendo Nino Di Matteo. Ancora, sempre dalle pagine di Antimafia 2000, vi segnalo Di Matteo e la Didia negata. Dopo il silenzio istituzionale sulla condanna a morte, ecco l'isolamento. Ancora firma di Giorgio Bongiovanni e di Aaron Pettinari, pubblicato quest'oggi su Antimafia 2000. Un altro articolo adesso collegato che vi può essere d'aiuto per capire ancora di più quale situazione stiamo vivendo è, lo trovate sotto in calcio a quest'ultimo articolo, Di Matteo: per la magistratura non è più prioritaria la lotta alla mafia. Probabilmente c'è anche questo dietro il silenzio delle istituzioni, secondo voi? Non mi risponde nessuno? No, stavo aspettando Massimo, ma il discorso che dietro le istituzioni, cioè, ma ci rendiamo conto che noi sono anni e anni e anni parliamo e diciamo le stesse cose, cioè non è cambiato di una virgola, sono cambiati i politici, sono cambiate le persone in quel Parlamento, però tutto è rimasto tale quale. È questo che mi fa spavento, perché la colpa non è dei politici, ma della gente che li ha votati. Esattamente. Questi elettori si sono comportati come politici perché hanno scelto politici che non fanno nulla per combattere la mafia, e quindi a questa gente, a questi elettori, va bene così. Massimo? Condivido in pieno quello che ha detto Rosario Moreno, assolutamente non fa una piega, questo è il dato di fatto. C'era stato anche tempo fa delle alternative da poter votare, invece niente da fare, cioè io non lo so, guarda, potrei fare mille esempi anche in altri ambiti, però è così, la gente risponde in questo modo e quindi poi queste sono le conseguenze. Ma io vorrei davvero sapere cosa ne pensa la gente. Purtroppo la partecipazione su temi di questo tipo è ancora abbastanza scarsa, benché il livello di attenzione si sia leggermente alzato negli ultimi anni. Ma Antonella, ecco, scusami Antonella, non si è alzato nulla, sai perché? Perché molte volte io parlo di queste cose anche al lavoro, dove lavoro. Sì. Tento di aprire un discorso su questo aspetto, molte volte mi capita, ovviamente non tutti i giorni, non sempre, però quando mi capita, però non vedo un riscontro, un interessamento, cioè non è come se non, sai quando la cosa non ti tocca, cioè, ma non perché è un ancora problema non hanno tuo. Capito Rosario, scusami, allora quanto problema... invece sia invadente la mafia nella quotidianità di ognuno di noi. Beh, certo. Ma guarda che la mafia nella quotidianità c'è sempre, ma c'è sempre non solo perché è la mafia, ma c'è sempre anche nei rapporti molte volte col datore di lavoro, con il dipendente. Mi è mai capitato, che adesso si chiama mobbing, cambiano le parole, però secondo me quando c'è una tirannia, quando c'è qualche cosa nei rapporti tra le persone che non va bene, c'è inutile cambiare le parole, è sempre quello. Cioè, e siamo abituati ad agire in questo modo, non so se riesco a esprimere al 100% il mio pensiero, quindi è come se, facciamo conto, ecco, che la gente ormai, come i talk show, si è abituata alla mafia, gli va bene. È così, gli va bene, dice Di Matteo. Antonella, gli va bene. Ecco qua, ieri, cioè, quando è stata questa presentazione del libro con Di Matteo? Lunedì 5 ottobre. Benissimo, hai sentito Massimo come era incavolato? Non c'erano giornalisti, cioè su quelle persone, i giornalisti che devono far viaggiare le notizie.
Eh sì. Non c'era una telecamera, non c'era niente. Io in internet dal 5 oggi non è che ho letto granché di questo, cioè questo anche, no? Quindi se non c'è un giornalista, non c'è chi veicola l'informazione, chi ti porta l'informazione, che vuoi che arrivi? Sì. Arriva il Grande Fratello e basta. Ma non al caso Di Matteo parla di sistema criminale integrato che tiene sotto scacco il nostro paese. Sì. Non è un'affermazione ballerina questa. Quella è la realtà, quello certo. Che stiamo vivendo. Ma e quindi loro, a questo punto la nostra democrazia dove sta? Dove è fasulla, Mario. È sparita. Questa è una democrazia fasulla. È sparita. La gente ritiene di vivere, e mi perdonino coloro che ascoltano, se, ma purtroppo basta guardarsi attorno per capire che non siamo né in un paese democratico né in un paese civile, perché se consentiamo ancora che si possano verificare certe situazioni, e siamo noi a consentirlo con la nostra indifferenza, non loro col silenzio, perché loro possono anche tacere e mi auguro che molti tacciano a lungo, perché è molto meglio, ma è la nostra indifferenza il vero problema. Sì. Loro tacciano perché noi siamo indifferenti. Allora, nel momento in cui c'è un magistrato, la sua scorta, tutto un apparato che sta correndo serissimi rischi, cioè le minacce di Totò Riina non sono state inventate dal magistrato Di Matteo, come qualcuno sostiene, per attirare l'attenzione sul processo. Ci sono delle registrazioni. C'è un'altra persona con lui durante l'ora d'aria che ascolta tutto questo. Ora ci si potrebbe porre delle domande in merito, ma non è questo il fulcro dell'interesse in questo momento, almeno per la nostra trasmissione, che ha preso un impegno serio, cioè seguire e aggiornare il più possibile su quella che è la situazione. E quando parlo di livello di attenzione un po' più alto, mi riferisco soprattutto ai ragazzi, Rosario, perché in una certa fascia d'età è subentrata ormai la assuefazione, si è cronicizzata, per cui dubito che possano avere una qualsivoglia reazione. Però quando vedo che ragazzi giovani, ben più piccoli di tutti noi, hanno comunque la voglia di metterci la faccia, di scrivere una lettera al Presidente del Consiglio regionale Puglia, di sottoscrivere una petizione perché venga inserito nell'ordine del giorno una richiesta di pubblica solidarietà. Ecco, è quello che secondo me fa ancora più paura alla criminalità organizzata. Perché quando sono i ragazzi a prendere coscienza, allora la situazione cambia. E io mi auguro che Roma sia invasa da una quantità indefinibile e incontrollabile di ragazzi, tutti lì a manifestare la loro stanchezza, perché sono giovani ma sono già stanchi. Sono già stanchi. Sì. Sono già stanchi, ma anche perché certo, le nostre perché scuole cosa fanno? Le nostre scuole cosa fanno per insegnare ai ragazzi? Ma le nostre scuole rispondono, purtroppo, agli ordini che arrivano da un governo colluso. E quindi questo è un cane che si mozzica la coda, perché il governo è così, quei politici sono così, ma la gente li continua a votare. Quindi giriamo. È possibile che non c'è una svolta. Io sono andato una volta a andarmi a ascoltare un'intervista, una registrazione di Borsellino, no? Prima che venisse ucciso, cioè quello che diceva lui tanti anni fa e ancora oggi tale quale si ripete, la storia si ripete, non è cambiato niente. È possibile che dobbiamo arrivare che delle persone che fanno il proprio dovere vengono uccise, perché domani mattina ci ritroviamo in piazza a piangere i cadaveri, i defunti? Io non voglio piangere i defunti, io voglio vederli ancora in vita, che fanno il loro lavoro. È questo, noi dobbiamo arrivare prima, cioè è possibile non riusciamo ad arrivare prima? Dobbiamo arrivare dopo per fare certe cose? Ognuno di noi deve fare il suo lavoro, noi come cittadini e loro come pubblici amministratori, sicuramente. Però ecco, è importante che si cominci noi a fare il nostro lavoro di cittadini. Devo fare una precisazione, scusate perché sono stata un po' vaga prima.
Quando parlavo dell'articolo il cui link si trova in calce alla lettera di Biondo, riporta all'intervista fatta a Nino Di Matteo da Lorenzo Baldo. E appunto l'intervista ha come titolo: per la magistratura non è più prioritaria la lotta alla mafia. Scusate, ma dovevo fare questa precisazione perché sono stata un po' approssimativa prima. Oh no, hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo. E quindi speriamo che almeno i nostri ascoltatori vogliano andare a leggere queste interviste. No, sicuramente le nostre parole, diciamo, possono restare tali, ma ascoltare, leggere o guardare un uomo come questo quando parla della sua attività e dell'umanissima paura, dell'umanissimo timore che prova, probabilmente qualcosa dentro comincerebbe a muoversi. Certo. Io domani sera manderò alle 8, manderò in onda il video Massimo che mi ha, ti ringrazio che mi ha mandato il link del il gioco grande del malaffare di Nino Di Matteo. Ah, ecco, perché così lo ricordiamo anche agli ascoltatori. Domani sera, però chi volesse guardarlo anche stasera, adesso, dopo questa trasmissione, basta andare sul sito ilpianetaoggitv.net che lo trova, vero Massimo? Come sì, sì, intanto è già qui disponibile, poi verrà ritrasmesso anche sulla tua emittente, sì, appunto domani sera alle ore 20. Beh, non mando lo speciale, mando questo speciale che è molto importante, e poi dopo faremo delle repliche perché è giusto che sia così. Cioè, sì, sì, sì. Bene, possiamo passare magari a dare una lettura a quelli che sono i titoli più importanti di Antimafia 2000, così poi Massimo, se ci sono delle news, degli aggiornamenti che vuoi darci dell'ultimo minuto, abbiamo ancora un po' di tempo. Guarda, vi posso far ascoltare la breve intervista, perché quella è, diciamo, è breve, a Giulia Sarto, appunto della Commissione parlamentare antimafia, deputata al Parlamento del Movimento 5 Stelle. Quindi volentieri che anche lei ritorna sul libro di Nino Di Matteo. Ecco, a proposito di questa, della presentazione che c'è stata a Venezia l'altro ieri, lunedì, vi segnalo l'articolo a firma di Miriam Cuccu, che più che un articolo è un vero e proprio reportage realizzato con fotogallery, con fotografie naturalmente dell'evento. Poi credo che in basso ci sia anche la possibilità di rivederlo, e naturalmente c'è tutta la cronaca di quanto si è detto durante quella serata. L'esortazione mi sembra chiara: è importante che voi andiate avanti. Queste, Massimo, se non sbaglio, sono proprio parole pronunciate da Nino Di Matteo. Sì, lui ha detto. Scusate, ma un ritorno di audio. Dunque. Andiamo avanti. Sì, lui però ha detto. Non so cosa accadrà, però intanto si va avanti, per fortuna, insomma. Se non erro, il mediatore era proprio Giorgio Bongiovanni, sì, direttore. Sì, gli ha fatto la domanda specifica. Gli ha fatto proprio la domanda specifica: andrà avanti? Lui gli ha risposto: non lo so se vado, cioè vado avanti, ma. Però, come dire, non si sa cosa succederà da qua a un mese, da qua a un anno. Cioè, lui intanto va avanti, è stato un po' questo il sunto della risposta. Era presente anche la deputata del Movimento 5 Stelle, Giulia Sarti? Sì, 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 era presente, ha parlato molto bene, ha descritto un po' che gente vive nel Parlamento. Insomma, siamo circondati da bei personaggi. Non fammi addentrare nel merito, vabbè, credo che sia abbastanza che tra massoneria e chi ha fatto affari, ha avuto contatti con Cosa Nostra, lasciamo stare, ma l'ho già detto anche abbastanza, fa veramente riflettere questa cosa qua. Eh beh, sì, fa decisamente riflettere.
Dobbiamo, noi cittadini, Antonella, noi cittadini dobbiamo veramente guardarci attorno, stare molto attenti, vedere come, controllare anche i media, i telegiornali, come danno le notizie. Adesso si comincia a giustificare, per ad esempio, un eventuale conflitto internazionale, e si comincia a amplificare al massimo questo ISIS, piuttosto che andare, per esempio, a dire chi è che ha armato così questi personaggi squallidi. Tanto per fare un esempio, ma comunque non voglio siamo sempre abituati a guardare l'evento così nella sua, nel suo aspetto più impattante, più spettacolare, senza cercare di capire davvero da dove nasca e perché si sia evoluto in quel modo. Comunque è un grave peccato di superficialità questo. Ancora segnaliamo un altro articolo: Ingroia, sequestriamo i beni anche ai corrotti. Questo è un articolo pubblicato il 3 ottobre 2015 a firma di Francesca Mondin. In questo articolo c'è la cronaca di quanto avvenuto qualche giorno fa durante la presentazione della proposta di legge firmata con Franco Latorre. Ingroia ha reso pubblico questo progetto, che riguarda proprio il problema della corruzione, che è altrettanto grave di quello mafioso, naturalmente. Difatti è l'altra faccia della medaglia, naturalmente. E Antonio Ingroia ha presentato questa proposta di legge presso il Centro Culturale Biotos a Palermo. E in questo articolo troverete la cronaca di quanto è stato detto. Si è parlato del caso Saguto, dell'isolamento del PM di Matteo, naturalmente, e insomma vi invito alla lettura di questo articolo fatto molto molto bene, di questa cronaca, che mette in luce appunto la corruzione come altro aspetto della mentalità mafiosa. Ancora, Dell'Utri chiede l'annullamento della condanna per concorso esterno, firmato da Aaron Pettinari. La visione distorta della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Ancora, l'appello di Salvatore Borsellino a Mattarella per il PM di Matteo, appello rivolto dal fratello di Paolo Salvatore, perché non si venga naturalmente a ripetere lo stesso tragico evento che ha colpito la sua famiglia. Dunque, lettera aperta ai colleghi del Quirinale di Saverio Lodato. Stato, mafia e beni confiscati, sempre a firma di Giorgio Bongiovanni. Poi scorrendo l'home page troviamo le news mafie, e nel settore focus: chiuse le indagini di Mafia Capitale per Gianni Alemanno, cade l'accusa di associazione mafiosa di Emiliano Federico Caruso. Ancora, blitz della finanza, arresti e sequestri contro il clan Mazzei. Questo è quanto accaduto nell'ambito dell'operazione Nuova Famiglia. E le molte vite di Mauro Rostagno, per fortuna cambiai spesso idea, sempre di Miriam Cucu. Terzo millennio, estero, da troppo tempo la libertà d'espressione viene violata. Questo naturalmente fa riferimento all'omicidio di Pablo Medina ed Antonio Almada e alle vicende che riguardano Wilmar Neneco Acosta, che è il principale mandante dell'omicidio. Ci sono degli aggiornamenti a riguardo, Massimo, che tu sappia? No, al momento no, non ci sono aggiornamenti, se non un articolo, vediamo se ce l'ho ancora nella home page, che ve lo dico subito perché se non me lo ricordo. Abbiamo purtroppo un'altra giornalista uccisa, una giornalista colombiana, ancora lacrime in America Latina. Questo è un c'è appunto la notizia e quindi anche poi le varie considerazioni. L'articolo è firmato da un bravissimo giornalista, Giorgio Almendras. Vediamo se trovo adesso trovo l'altro. No, non lo trovo. Aspetta, dunque, perché c'era qualcosa. Vediamo sulla. Vediamo se riusciamo.
Comunque, eccola qua, Antonella. Eccola qua, pronta una cella per Neneco. Ecco, sempre di Giorgio Almendras. Ecco, c'è questo articolo che insomma si prepara una cella per Neneco. Un nostro amico ha ucciso un nostro collega, amico, assassinato da questi barbari personaggi, bestie, non so come chiamarli. Trafficanti, Pablo insomma, aveva raccolto una serie di dati veramente sovversivi, verrebbe da dire, se fossero stati pubblicati, proprio sulle attività illecite di molti rappresentanti della pubblica amministrazione, quindi le sue inchieste sicuramente avrebbero creato molti molti problemi, un po' come ci siamo nel nostro paese, no? Eh sì, ma appunto prima dicevi sono anche le persone che votano in maniera sbagliata, verissimo. Tempo fa avevamo avuto una nuova alternativa che era quella di Antonio Ingroia, ad esempio. Allora, se la gente fosse stata un po' più sveglia, poteva vedere di indirizzarsi verso questa persona, da me intervistata anche più volte, insomma era un bel programma, un programma molto interessante, in primo piano subito la battaglia contro questo cancro mafia per ripulire l'Italia e ricominciare una vita nuova, onesta, Massimo, migliore, ci stiano bene. Sai che cos'è? È che la gente, secondo me, cioè, pensandoci un po' sopra, no, dopo, cosa è successo? Non ha votato Ingroia perché, se ben ti ricordi, aveva votato a suo tempo per come si chiama quel giudice presentato in politica che aveva fondato Italia dei Valori, no, come si chiama, Italia dei Valori, se non sbaglio, Antonio Di Pietro. Ecco, e abbiamo visto che fine ha fatto quel partito. Ho capito, ma tu, e allora la gente in questo caso ha detto un altro giudice in politica sarà la stessa cosa. Perché, invece non è così. No, lo so che siamo pienamente d'accordo, però sto cercando di fare l'avvocato del diavolo, no, in questo caso. Sì, certo. Perché a Ingroia si sarebbe meritato molto di più, però c'erano anche tante incognite attorno, insomma, a questo movimento, questo partito, non so come chiamarlo. E poi dopo c'è stato il discorso del Movimento 5 Stelle, insomma, che ha fatto un po' massa di tutto. Sì, per carità, d'accordo. Però vedi, una grande quantità di persone, strane numero di persone, ti rivota la Lega. Abbiamo visto cosa hanno fatto. Sono stati peggio di quelli di prima, e ancora sta gente va a votare di nuovo questi personaggi qua. Ancora non ha, cioè, ma è dura, cioè, l'italiano è duro a capire, ma è duro a capire, cioè, peggio del travertino, non so come dire. E potremmo fare altri esempi. Anche con la sinistra, cioè, non è che sia ma lì non sto parlando né di destra né di sinistra, io parlo di personaggi, parlo di partiti, ma non sto parlando, diciamo, della posizione dove si trovano, insomma, se in centro, a destra, certo, o a sinistra. Il fatto è che purtroppo è così, cambieranno, chissà quando cambieranno, ci è voluto 50 anni per cambiare che votavano scudo crociato, insomma. E quindi, ma guarda, questa cosa, sì, ma questa cosa la si nota, questi, come possiamo dire, questi fenomeni li troviamo sia a livello nazionale, a livello, diciamo così, locale, anche localissimo. Ricordo, non so se era nel 2007-2008, a Chioggia dovevano fare il nuovo sindaco e si era proposto una persona che io conosco bene, l'abbiamo intervistato più volte, Aristide Ballarin Poppi, editorialista di prima Telemare 35, poi Radio Chioggia Sottomarina, insomma, voglio dire, una persona che aveva innanzitutto un bellissimo programma e secondo conosceva perfettamente le problematiche del territorio, perché le ha sempre documentate con il mezzo radio televisivo. Dunque,
Era una, come dire, una possibilità di poter cambiare un attimo lì in quella città. Non l'ha votato praticamente nessuno, pochissimi. Ecco. Allora che si tengano alla fin fine. Ecco, ecco, questo succede. Cioè anche nell'ambito locale, più locale possibile, anche nell'ambito localissimo, si ripete sempre la stessa, come si può dire, fenomenologia, lo stesso fenomeno, diciamo così. E purtroppo fin quando non cambieremo mentalità. Ma Antonella, Rosario, vi dico anche questa, l'ultima, giusto per concludere in bellezza nella sua negatività. Allora, lo riportavo anche a spazio aperto, lo voglio ribadire anche adesso. Guardate qui che roba. Allora, dice Gianluigi Placella del movimento delle Agende Rosse di Venezia, no? Ecco, appunto portavoce del movimento locale, ha rievocato l'inspiegabile rimozione dello striscione di solidarietà per il magistrato da parte del commissario governativo, contribuendo così al suo isolamento, ovviamente. Cioè nemmeno gli striscioni, cioè anche quello, no, togliamolo via. Ma lo striscione, insomma, ci poteva anche stare, insomma, voglio dire, non è chissà che cosa, è uno striscione, insomma, che è anche importante, che dice con una frase importantissima, di difesa, di solidarietà per un magistrato che rischia la vita per questo paese. No, l'istituzione lo prende e lo toglie. Cioè, addirittura lo striscione. Ma cose da matti. Ma queste sono cose da matti, sono. Ma diciamolo, gridiamolo, queste, cioè a Venezia è accaduto questo, cose da matti. A Bari non vogliono neanche metterlo, in Puglia non vogliono neanche metterlo. Ma e pensa a te. Cioè, lì, da voi lo vogliono rimuovere, da noi non vogliono nemmeno mettere nell'ordine. E allora, cara Antonella, se dovesse succedere il peggio, io spero di no. Adesso siamo stati in generale, abbiamo spiegato che cos'è successo. Ma la prossima volta iniziamo a fare i nomi. Facciamo i nomi di queste persone che saranno responsabili se succederà quello che sto pensando, ok? È già grave che sia accaduto qualcosa, che se dovesse ripetersi qualcosa come al tempo di Falcone e Borsellino, cioè mi riferisco ad una nuova strage, queste persone sono complici e faremo i nomi e i cognomi. Vabbè, ma io allora chi ha tolto lo striscione, chi non ha mai voluto essere presente nelle conferenze quando parlava questa persona, va bene, le testate che sono sempre state assenti, quelle nomineremo dopo. Faremo esempio, ad esempio a Venezia sono mancate tutte le testate, quali sono? Queste, tutti complici. Spero che non succeda, perché spero che non ci siano nuove vittime, spero che i tempi sono cambiati. Nessuno lo vuole, Massimo, nessuno, almeno noi, non so gli altri cosa pensino, ma noi di sicuro non lo vogliamo assolutamente. Beh, no, sono le 23 e credo che il tempo sia terminato, vero Rosario? Sì, certamente. Ecco. Certamente, anche perché speravo sinceramente che ci fosse stato, parlando di mafia, parlando di Dino Mattea, un certo movimento, qualche domanda da fare a Massimo, che era presente lì. Va bene. Sarà il 14 novembre a Roma, ricordo a tutti gli ascoltatori che c'è una pagina Facebook dedicata all'evento, comunque potete contattare le Agende Rosse o Antimafia 2000, insomma ci sono tanti modi per poter partecipare, e non farlo non può essere giustificato ancora, siamo già sufficientemente assenti, credo. Massimo, magari sì, l'intervista alla Sarti la mandiamo in onda mercoledì prossimo, la mandiamo in apertura di Osservatorio Antimafia, così va bene? Va bene, ultime ore, mi sembra che do un'occhiata rapidamente, ma mi sembra che non ci sia nulla, no, non c'è niente di rilievo, quindi io potrei anche concludere qui alle 23.02 qui da Venezia. Perfetto, allora grazie a Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net, a mercoledì prossimo Massimo. Arrivederci Massimo.
Buonasera a voi, buon lavoro e a presto. Un saluto alla regia centrale, a Rosario Moreno, noi poi ci sentiamo in altre occasioni. In altre occasioni, certo Massimo, un caro saluto anche a te. Grazie. E salutiamo anche noi il nostro regista Rosario. Ciao Rosario. Grande mitichi, il regista mitichino. Buonasera a tutti quanti, ciao Antonella, ciao Ugo. Di nuovo ciao. Cosa Massimo. Salutiamo i nostri ascoltatori quando vanno in onda le repliche? Allora, in castagno mi hai presa, no, scherzo. No, non è vero, le repliche vanno esattamente, te lo dico perché c'ho qui il palinsesto, quindi non ho problemi a dirtelo. Allora, dal palinsesto di Radio Science TV posso dire che Spazio Aperto andrà in replica lunedì, va in replica il lunedì alle ore 15. Liberi antimafia, scusatemi, replica di Osservatore Antimafia va la domenica sempre alle ore 15. Poi abbiamo la replica della trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, che va in onda su Radio Piper, va in onda in replica il giovedì alle ore 23. E abbiamo altre repliche che sono I Due Compari il giovedì alle ore 15 e Don Chisciotte il venerdì alle ore 15. Questo è per quanto riguarda la web TV. Per la web radio invece le repliche sono scorrono in come si devo dire in c'è un palinsesto che si può vedere sul sito radioscience.it, dove ci sono tutte le repliche. Che adesso non mi vengono in mente, non so perché, ma la mia testa è l'ora ormai... tarda, Rosario. No, è anche sto raffreddore sta cosa. Sì, certamente. Allora, sulla web radio abbiamo le dirette, le repliche, abbiamo I Due Compari il giovedì alle ore 14, Spazio Aperto il giovedì alle ore 18 sulla web radio. Pianeta Oggi Eventi nel Mondo giovedì alle ore 23 e così, e poi dopo Osservatorio Antimafia la domenica alle ore 17 sempre sul palinsesto della radio. Come vedi vanno quasi in concomitanza, appunto un po' sfalsati, perché se uno se lo perde sulla web TV se lo può seguire sulla web radio tranquillamente. Certo. E poi ovviamente queste trasmissioni sono presenti su YouTube, quindi le nostre trasmissioni si possono vedere tranquillamente, basta dal sito radioscience.it andare sul menu del sito dove c'è scritto Amarcord e lì scegliere le nostre trasmissioni e andarsi a riguardare tutte le vecchie puntate. Perfetto, dopo queste indicazioni di servizio ti ringraziamo Rosario, auguriamo la buonanotte a tutti i nostri ascoltatori, dando appuntamento a mercoledì prossimo alle 18.30 per Spazio Aperto e alle 22 per Osservatorio Antimafia, in collaborazione con la testata giornalistica antimafia2000.com, con te Rosario e con Massimo. Grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte a tutti quanti.